Buonasera, un saluto cordiale a tutti quanti. Sono collegati con noi questa sera. Ecco, trasmettiamo dal Seminario Vescovile di Bedonia una rubrica che si rivolge per far giungere messaggi positivi, a volte su temi di attualità. Recentemente abbiamo avuto la possibilità di collegarci con un sacerdote in Ucraina e con un sacerdote in Libano per sentire dalla loro voce la testimonianza diretta del dramma che stanno vivendo e anche per suscitare in noi il desiderio di essere operatori di pace nel nostro ambiente. Altre volte ci fermiamo su testimonianze e questa sera abbiamo l'opportunità di parlare di un testimone d'eccezione. Un giudice beato, Rosario Livatino. Ma siamo collegati con due avvocati e li saluto. L'avvocato Maria Grazia Ravera, buonasera, Buonasera. Buonasera. e l'avvocato Andrea Martelli, buonasera e benvenuti. Ecco, entrambi Buonasera, grazie. siete di Grazie. Lodi. E il motivo del collegamento è che proprio a Lodi, per iniziativa dei giuristi cattolici, è stata organizzata una mostra per presentare la figura di questo giudice, Rosario Livatino. Ecco, vorrei anzitutto rivolgere una domanda all'avvocato Maria Grazia Ravera sui giuristi cattolici, perché forse per alcuni suona un po' strana la dicitura. Cosa vuol dire essere giuristi cattolici? Buonasera a tutti. Essere giuristi cattolici significa appartenere ad una associazione che è nata nel 1948 su impulso di due grandi giuristi, l'avvocato professore Giuseppe Capograssi, anche filosofo, e l'avvocato giurista Francesco Carnelutti, e fu una risposta al positivismo giuridico e a quelle dottrine profondamente anticristiane che antiumane che portarono poi alle criticità della Seconda Guerra Mondiale. Significa far parte di un'associazione che ha come fine diciamo come esperienza e scopo quello di contribuire all'attuazione dei principi dell'etica cristiana nell'esperienza giuridica. Il motto dei giuristi cattolici, infatti, è ius quia iustum, cioè un concetto sostanziale di giustizia che intende che deve essere diritto ciò che è giusto, quindi è diritto perché è giusto. E da qui appunto la ricerca, non solo attraverso conferenze e convegni, di così formare e interessare i giuristi lodigiani, perché noi siamo l'unione locale, poi è un'associazione ovviamente a livello nazionale e è anzi l'unica associazione nazionale che riunisce giuristi e plurime professionalità legate al diritto dal 1948 ad oggi. Noi siamo una piccola unione locale che nel territorio locale, collaborando fra l'altro molto anche con l'attuale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi, in genere organizza delle conferenze che hanno sempre un fine legato all'etica cristiana e comunque ai collegamenti fra diritto e l'etica cristiana. E da qui anche, fra l'altro, la scelta poi di così avventurarci nell'allestimento e nell'organizzazione della mostra del giudice Livatino. Siamo in un periodo dove la magistratura è spesso oggetto di critiche. Ecco, sentir parlare di un giudice beato fa una certa impressione. Ecco, chiedo all'avvocato Andrea Martelli, che è consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Lodi, di parlarci un po'
del giudice Livatino e del perché di questa mostra. Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie alla collega Ravera che mi ha preceduto e grazie al Monsignor Lino Ferrari che mi ha invitato in questa sera. La figura del giudice Rosario Angelo Livatino è una figura di uomo ordinario che però diventa straordinario proprio grazie al suo impegno nella professione di magistrato e grazie alla sua fede profonda che lo porta fino al martirio, che come tutti sanno è stato ucciso il giudice Livatino il 21 settembre del 1990, ma lo porta poi a diventare beato proprio perché uomo di grande fede che ha sempre impostato la sua vita e la sua professionalità proprio nel nome di Cristo. Rosario Angelo Livatino, beh, i latini dicevano nomen omen, il nome dell'uomo ne desidera le sue qualità. Rosario Angelo la dice lunga sulle sue qualità di uomo e di figlio. Il padre di Rosario Livatino, Vincenzo Livatino, era solito dire che Rosario era per lui e per sua moglie proprio un angelo. Rosario nasce a Canicattì nel 1952 da una famiglia benestante siciliana. Il padre Vincenzo era laureato in giurisprudenza, lavorava nella pubblica amministrazione. La mamma, la signora Rosalia Corbo, era donna di grande fede, aveva discendenze nobiliari, una famiglia quindi di un certo spessore anche culturale. Il nonno paterno era avvocato e fu anche sindaco di Canicattì. Rosario fin da piccolo, sin dalle elementari, ha sempre dimostrato una grandissima, diciamo, rettitudine morale, un grandissimo impegno a scuola, rispetto per gli insegnanti, rispetto per i compagni. Infatti i giudizi dei suoi insegnanti delle elementari e delle medie sono sempre stati ottimi, eccellenti. Quando poi inizia le medie, si iscrive al liceo classico Ugo Foscolo di Canicattì, che frequenta con ottimi risultati. È un ragazzo semplice, però è un ragazzo attento, morboso, prudente. È un ragazzo disposto sempre ad aiutare i propri compagni, non a fare copiare i compiti come qualcuno gli chiedeva, ma perché lo riteneva non corretto nei confronti dei professori, ma era disposto a fermarsi, per esempio, durante la dichiarazione per spiegare ai compagni Dante, Manzoni, Kant, e lo faceva volentieri, proprio con un grande spirito di altruismo. Tenete presente che due professori del liceo di Rosario Angelo Livatino diventano due perni fondamentali nella causa di beatificazione, nella causa che istruisce, che poi si conclude con la beatificazione. In particolare, la professoressa Ida Vate, l'insegnante di greco, è la prima biografa del giudice Livatino, che raccoglie un sacco di documenti. Tenete presente che la causa di beatificazione dura circa 11 anni, l'istruttoria prevede l'escussione di circa una cinquantina di testimoni, il fascicolo è composto da oltre 4.000 pagine. Terminati gli studi classici brillantemente, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza di Palermo e lì si laurea cum summa laude in una tesi di diritto penale, l'autore mediato. Subito dopo il giudice Livatino, come prima occupazione, lavora presso l'Agenzia delle Entrate come vice direttore. Dopodiché, tenta il concorso in magistratura, lo vince e nel 77 inizia, il proprio uditorato, che è quel periodo di tempo di circa un anno che i magistrati fanno accanto a magistrati più esperti per imparare sul campo la professione. Fa l'uditorato presso il Tribunale di Caltanissetta, dopodiché nel 78-79 invece diventa magistrato pubblico ministero, quindi sostituto procuratore pubblica presso il Tribunale di Agrigento e con quella funzione rimane per circa 10 anni.
Tenete presente che il giudice Livatino era una persona molto meticolosa e teneva, era solito tenere delle agendine sulle quali annotava tutto quello che gli succedeva durante la giornata, gli episodi più rilevanti. A fine giornata faceva un piccolo bilancio della giornata, a fine mese faceva un bilancio mensile, hanno un bilancio annuale. Queste agende sono estremamente importanti, ne sono state ritrovate sette. Una addirittura l'aveva addosso quando venne ucciso. Sono molto importanti perché sono lo strumento che poi hanno consentito al tribunale di dichiarare il giudice Rosario Livatino come beato. Tutte le agende riportavano sul, diciamo, al frontespizio la sigla S.T.D. scritta in rosso perché il giudice Livatino, quando doveva puntare a notare eventi importanti, usava sempre l'inchiostro rosso. Questa sigla, una volta ucciso il giudice Livatino, rese, diciamo così, molto difficile la ricostruzione per gli inquirenti perché pensavano che fossero le sigle dei mandanti dell'esecuzione. Poi, dopo una serie di verifiche, si scoprì che la stessa sigla, riportata per esteso, era proprio annotata sulla tesi di laurea, sul frontespizio della tesi. La sigla STD significa sub tutela Dei, cioè sotto la tutela di Dio, sotto la protezione di Dio. Il giudice Rosario Livatino era, come dicevo, fortemente cattolico, fortemente credente e riteneva che per poter esercitare correttamente la professione di magistrato, una professione che comporta il decidere, comporta scegliere, quindi qualcosa di difficilissimo per l'uomo, un magistrato potesse effettivamente svolgere tale incombente nel migliore dei modi solo se lo avesse fatto sotto la luce di Dio, sotto la protezione di Dio. Viene così svelato, diciamo, quello che per gli inquirenti in prima battuta sembrava essere la sigla dell'ipotetico assassino. Il giudice Livatino era una persona che all'interno del tribunale di Agrigento era noto per essere estremamente puntuale, arrivava in tribunale prestissimo alla mattina, ne usciva sempre molto tardi. Tutte le mattine, nessuna esclusa, prima di andare in tribunale era solito passare a dire una preghiera, un momento di raccoglimento nella chiesa di San Giuseppe che era vicino al tribunale di Agrigento. Questo proprio per provare un momento di raccoglimento spirituale. All'interno della propria stanza, di fianco al codice penale, aveva sempre il Vangelo e il crocifisso, tant'è che il giudice Livatino aveva richiesto formalmente al presidente del tribunale l'affissione del crocifisso nelle aule giudiziarie. Questo perché, secondo il giudice, una giustizia giusta doveva essere una giustizia appunto illuminata dalla luce di Dio. Come sostituto procuratore della Repubblica, il giudice Livatino entra subito e scende in campo in maniera decisa e determinata per cercare di fronteggiare mafia che purtroppo sconvolgeva in quel periodo la Sicilia e forse non solo in quel periodo. In particolare quella costola della mafia che è la Stidda. La Stidda è sostanzialmente, sono dei fuoriusciti dalla mafia di Cosa Nostra, palermitana prima e corleonese dopo, che a cavallo degli anni Ottanta fanno la guerra tra di loro a Cosa Nostra proprio per cercare di imporsi come organizzazione malavitosa alternativa alla Cosa Nostra. Tant'è che in quel periodo ci fu proprio uno scontro feroce di mafia e si contano addirittura oltre 400 morti ammazzati. Ora, il giudice Livatino interviene contro appunto i capi mafia, partecipa a una delle inchieste più importanti in quel periodo, nell'84, l'inchiesta Santa Barbara, che è un primo maxi processo che vede alla sbarra una trentina di mafiosi, tra i quali Antonio Ferro, che peraltro era vicino di casa del giudice Livatino, e a seguito poi della sua opera di giudice, di sostituto procuratore della Repubblica, quindi di pubblico ministero,
Questi imputati vennero praticamente quasi tutti condannati e Antonio Ferro subì una condanna pesantissima a 12 anni di reclusione. Tenete presente che nel periodo in cui operava il giudice in Vatino, la lotta alla mafia non aveva tutte le armi che hanno attualmente i magistrati, non esisteva per esempio il 41 bis, il regime del carcere duro, quindi i mafiosi in carcere avevano la possibilità di governare anche l'esterno. Non esisteva una procura nazionale antimafia, una procura distrettuale antimafia, non c'erano i pentiti, quindi i sostituti procuratori si trovavano nell'oggettiva difficoltà di lavorare da soli. Tant'è che nelle sue agende, dove annotava appunto tutto quello che accadeva durante la giornata, i grafologi che poi le hanno verificate, si nota come la scrittura del giudice fosse leggermente pendente verso destra, e secondo i grafologi questo significa che il magistrato sentiva il bisogno di un aiuto, probabilmente di un aiuto dello Stato, perché si rendeva conto che stava svolgendo dell'attività di indagini nei confronti di soggetti estremamente pericolosi. I grafologi poi evidenziano anche, per esempio, che le lettere nella sua scrittura fossero leggermente staccate. Questo significa, risvela un animo estremamente riflessivo da parte del magistrato. Un magistrato che ha sempre portato grande rispetto anche nei confronti degli imputati. Pensate che il 16 agosto del 1983, quindi il giorno dopo Ferragosto, Rosario Livatino personalmente si dirige in carcere ad Agrigento per notificare ad un detenuto l'ordine di scarcerazione per fine pena. Accedendo al carcere il 16 agosto, la stessa polizia penitenziaria rimase sorpresa: ma giudice, ma come mai lei viene qui questo giorno? Poteva farlo delegare ai carabinieri. Il magistrato Livatino disse: no. Il condannato ha espiato la sua pena, è giusto che venga immediatamente rimesso in libertà. Un magistrato che aveva grande rispetto anche per gli avvocati, perché riteneva che l'avvocato fosse garante della legalità. Aveva sempre un atteggiamento rispettoso, ma non ha mai concesso, per esempio, diciamo, non aveva piacere di collaborare con la stampa, nel senso che non voleva violare il segreto istruttorio, non ha partecipato a trasmissioni televisive, ha sempre avuto un modo di fare molto composto, ha sempre rifiutato fotografie che potessero andare sui giornali, perché lui era solito dire: il mio lavoro è un lavoro di magistrato, non devo fare lo showman. Quindi esigo che la mia professionalità rimanga contenuta all'interno del tribunale. Pensate che in quel periodo storico ci furono moltissimi morti ammazzati, anche appunto mafiosi. Si narra un episodio molto significativo. Il giudice Livatino si recò in uditorio con un ufficiale dei carabinieri, era stato ammazzato un importante capo mafioso, e questo ufficiale dei carabinieri se ne uscì con un'espressione del tipo: beh, insomma, ne hanno ammazzato uno, un in meno. Il giudice Livatino si risentì moltissimo e disse all'ufficiale dei carabinieri testuali parole: dinanzi alla morte, l'uomo di fede prega, l'uomo che non è di fede tace. Questo perché proprio il giudice era intimamente convinto del massimo rispetto anche del mafioso che fosse stato ammazzato. Ora, per circa 10 anni il giudice Livatino, come dicevo prima, fu parte della Procura della Repubblica di Agrigento. Il giudice conobbe anche un periodo piuttosto oscuro, il cosiddetto periodo oscuro dell'anima. Nell'84 e nell'85, probabilmente per una serie di delusioni professionali, per una serie di intrighi in magistratura, il giudice non riesce a
Non scrive più nulla, per esempio, sulla sua agenda personale. Trova una mortificazione della propria anima. Secondo i teologi, questo è un periodo che accomuna molto spesso le figure anche sante, cioè questa mortificazione dell'anima che una volta che ci si risolve diventa veramente un avvicinamento a Dio. E questo periodo oscuro dell'anima nel giudice libatino dura circa 2 anni. Poi nel 1986 finalmente riesce a risolvere, a bypassare questo periodo. Per la prima volta scrive nella sua agenda, dopo 2 anni si comunica e riesce a ritrovare una certa serenità. Probabilmente si ritiene che avesse interiorizzata la possibilità di perdere la vita proprio a causa del suo lavoro. Non lo preoccupava tanto quello, lo preoccupava più che altro la sofferenza che sarebbe stata inflitta ai propri genitori. Tenete presente che il giudice Livatino aveva un attaccamento viscerale ai propri genitori, un rispetto massimo. Li assecondava in tutto, cercava sempre di aiutarli anche nei momenti di debolezza, di malattia. Si preoccupava moltissimo di loro, tanto appunto da preoccuparsi più per il loro pentimento che non per la sua eventuale uccisione. Il giudice Livatino ha sempre rifiutato la scorta, non perché non sapesse e non avesse ben presente la possibilità della propria uccisione, ma perché era solito dire: non voglio che con me vengano eventualmente ammazzate anche delle persone innocenti, dei padri di famiglia. Il giudice Livatino era anche un uomo, era un uomo ordinario, ha avuto anche delle passioni amorose nei confronti di circa, si narra, 4-5 donne, sempre una passione molto, molto composta, molto seriosa, quasi timida. Quando il giudice oramai era trentenne, il parroco di San Giuseppe gli disse: ma Rosario, insomma, hai più di 30 anni, ora forse non è il caso che tu ti faccia la famiglia, insomma. E anche in questo caso il giudice Livatino replicò dicendo: no, non lo voglio fare perché non voglio lasciare una vedova, eventualmente anche degli orfani. Nel 1989 il giudice Livatino passa dalla magistratura requirente alla magistratura giudicante, diventa giudice del Tribunale di Caltanissetta di Agrigento, rimarrà giudice del Tribunale di Agrigento per circa un anno, prima appunto, fin tanto che poi nel 21, il 21 settembre 1990 non venne. In quel momento il giudice Livatino applica agli stidari una serie di misure di prevenzione molto odiate dai mafiosi, che sono il sequestro e la confisca dei beni. Tenete presente che i mafiosi mettevano in conto di fare anni di carcere, ma quello che non tolleravano era che venisse sequestrato e poi confiscato il loro patrimonio. Nell'aprile del 1990 il giudice Livatino firma una misura di prevenzione nei confronti di uno stiddaro estremamente potente, confiscando i beni mobili e immobili di quest'ultimo. Idem dicasi circa 10-15 giorni prima della sua uccisione. È lì che probabilmente la stidda decide di eliminare fisicamente il magistrato. Il braccio armato venne reclutato in Germania, erano stiddari che si trovavano in Germania, le armi provenivano dalla Germania e l'omicidio del giudice Livatino viene eseguito molto velocemente. Perché? Perché il 22 settembre del 1990 il giudice Livatino sarebbe andato in ferie. Quindi gli stiddari devono di fretta e furia organizzare l'omicidio. Il giudice Livatino, come al solito, tutte le mattine a bordo della sua Ford di color amaranto, si stava dirigendo verso il tribunale di Agrigento, quando ad un certo punto, sulla statale 624, all'altezza della località San Benedetto,
l'auto del giudice Livatino viene sorpassata da una macchina, una Fiat Punto, e da una moto. Gli esecutori materiali dell'uccisione sono quattro, i killer, danno una prima sventagliata di mitra, il giudice è obbligato a fermarsi, viene bloccata la sua macchina dalla macchina della Fiat Punto che si fonde nella parte anteriore. Il giudice, che non viene in quel momento ferito, riesce a uscire dalla macchina, sorpassa, scavalca il guardrail, si inchina proprio per scavalcare il guardrail, lì viene ferito, e allora a quel punto gli tende lungo una scarpata che porta al torrente secco che era proprio sotto la statale, viene raggiunto da colpi di pistola, viene ferito quasi mortalmente, e prima, attenzione, questo è estremamente importante, prima di cadere al suolo si rivolge ai due esecutori materiali dicendo: "Picciotti, cosa vi ho fatto?". Questa espressione è un'espressione che è stata utilizzata poi per la beatificazione del giudice Livatino, perché è una espressione in punto di morte che ne disvela la profonda umanità e la profonda, anche in un certo senso, trasparenza d'animo. Sa benissimo il giudice che lo stanno ammazzando perché è giudice e ha incarcerato parecchi mafiosi e quant'altro, ma lui dice sostanzialmente questo, perché dice: "Ma io ho fatto solo il mio lavoro, non ho fatto null'altro". E questa espressione è una delle espressioni che vengono poi utilizzate per beatificare il giudice Livatino. Per tutta risposta, Giuseppe Gaetano Puzzangaro, pardon, l'esecutore materiale, spara in bocca al giudice Rosario Livatino, insultandolo, e poi, per finirlo, gli spara la testa. La divina provvidenza, il fatto, a mio parere, la divina provvidenza, fa sì che in quel momento passasse lungo la statale 640 tale Piero Nava, un dirigente lombardo che in quel momento transitava lungo la statale e che vede in volto gli esecutori materiali dell'omicidio. Subito Nava cerca di reperire appunto un contatto con la polizia, denunzia l'omicidio. Immediatamente sul luogo dell'omicidio arrivano i giudici, anche il giudice Giovanni Falcone, che addirittura interrogerà per primo il testimone, il super testimone, Piero Nava. Grazie alla testimonianza di Piero Nava, tutti gli esecutori materiali e anche i mandanti verranno condannati all'ergastolo a vita. Tenete presente che, oltre al martire beato Rosario Livatino, possiamo considerare in un certo senso anche martire il Piero Nava, il quale dovette poi cambiare identità per 4-5 volte, cambiare paese, cambiare lavoro, e sostanzialmente anch'esso immolare la propria vita alla propria testimonianza. Interrogato sul punto, ripetette più volte: "Non potevo sottrarmi a una testimonianza di questo tipo, perché se non l'avessi fatto, molto probabilmente non sarebbero poi stati condannati gli esecutori materiali di questo terribile delitto". Voglio citare, e poi mi avvio alla conclusione, un intervento stupendo, a mio parere, nel 1993, 9 maggio del 1993, da parte di Papa Giovanni Paolo II, Papa Wojtyla. Era in visita pastorale in Sicilia, ad Agrigento proprio, e lì Papa Wojtyla conosce i genitori di Rosario Livatino. Ne rimane estremamente colpito. Si narra che il Papa tende le mani della mamma del giudice Livatino, fissandola lungamente e profondamente negli occhi, sentendo e avvertendo in un abbraccio paterno il dolore straziante di questa donna. Giovanni Paolo II rimane turbato, gravemente turbato da questo incontro, tant'è che gli altri prelati che lo accompagnavano lo descrivono come molto silenzioso, molto, molto triste, molto sconfortato. Il 9 maggio del 1993 Giovanni Paolo II tiene un'omelia proprio ad Agrigento e, discostandosi dalla
dall'omelia, appunto, che è preparata, lo sbraccio e commenta duramente l'omicidio del giudice Livatino, condannando duramente i malavitosi e stringendo prima il pugno e poi alzando il dito del cielo, così dice: nel nome di Cristo crocifisso e risorto, di questo Cristo che è via, verità e vita, mi rivolgo ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Quindi è una posizione fortissima che Giovanni Paolo II assume nei confronti della mafia. Questa scossa violenta che il Papa dà alla Chiesa, la si vedrà poi negli anni successivi, in quanto la Chiesa siciliana, non solo quella, prenderà una posizione nettissima e durissima contro la mafia, contro Cosa Nostra, contro la Stiga, tant'è che anche altri prelati poi vennero assassinati. Chiudo questo mio intervento citando un'altra frase bellissima, a mio parere, del cardinale Semeraro Marcello, che fu colui che diciamo, fissò la celebrazione della beatificazione di Rosario Livatino, avvenuta il 9 maggio del 2021. Così recitò il cardinale Semeraro. Credibilità fu per lui la coerenza piena e invincibile tra fede cristiana e vita. Livatino rivendicò infatti l'unità fondamentale della persona, una unità che vale e si fa valere in ogni sfera della vita, personale e sociale. Questa unità Livatino la visse in quanto cristiano, al punto da convincere i suoi avversari che l'unica possibilità che avevano per uccidere il giudice era quella di uccidere il cristiano. Per questo la Chiesa oggi lo onora come mittile. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Ecco, ci ha fatto davvero una presentazione, direi, molto completa. E io ho letto che il processo di beatificazione ha avuto una prima fase diocesana, come avviene sempre, con la raccolta di testimonianze. E lei ha ricordato che erano più di 4.000 le pagine che contenevano tutte queste testimonianze. Tra queste, anche uno dei quattro killer mafiosi, ci può dire Gaetano Puzzanga. Sì, cosa ha potuto testimoniare in quel processo? e dunque, quando viene sentito Gaetano Puzzangaro, innanzitutto riporta gli attimi, diciamo così, antecedenti l'uccisione e riporta agli istruttori la frase Picciotti, che cosa vi ho fatto, che è quella che, da, come dicevo prima, dà una vera e propria spallata poi al processo di beatificazione. E lo stesso Puzzangaro in quella circostanza esprime il proprio totale pentimento per ovviamente aver posto in essere un crimine così efferato e si duole, si tormenta non tanto per il carcere a vita, tenete presente che tutti i mandanti, gli esecutori materiali sono stati condannati all'ergastolo a vita. Zangaro si trova attualmente detenuto presso la casa circondariale di Opera, un carcere di massima sicurezza, non tanto appunto per la pena carceraria a vita, ma per non aver chiesto perdono ai genitori del giudice Rosario Livatino. Quindi questa sua testimonianza è stata molto toccante, venne assunta da Don Giuseppe Livatino, che era il procuratore diocesano di Agrigento, appunto, come giustamente lei, Monsignor Ferrari, ricordava, la causa di beatificazione scissa in due parti, una prima parte svoltasi a Agrigento, una seconda parte a Roma. Quando si è svolta a Roma, poi è stata anche a Roma integrata con ulteriori 12-13 testimoni aggiuntivi. Questa testimonianza è una testimonianza toccante perché è proprio la testimonianza di colui che mise la Calibro 9 in bocca al giudice Rosario Livatino e poi sparò non soltanto in bocca, ma anche successivamente, un atto ancora più tremendo, direttamente alla testa. Ecco, all'Avvocato Maria Grazia Ravera chiedo,
la mostra, è visitabile e che cosa contiene più o meno la mostra? Sì, la mostra è visitabile, resterà aperta presso il Palazzo di Giustizia, di Lodi, fino a domenica 17 novembre, con orario dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 18. È possibile anche prenotare la visita guidata e è divisa in quelle che vengono chiamate, diciamo, quattro stanze, cioè ci sono una serie di pannelli che fanno che illustrano quattro momenti e la prima parte riguarda la vita del giudice Rosario Livatino, la sua formazione, il contesto sociale siciliano in cui si forma, e poi c'è una seconda parte che invece spiega la sua professionalità, il suo modo di svolgere e di esercitare il ruolo del giudice, e abbiamo poi una parte che invece spiega il travaglio interiore di quei 2 anni, dall'84 all'86, in cui appunto neppure scriveva più sulle sue agende perché diciamo stava passando dei momenti particolarmente difficili che gli facevano prendere sempre più coscienza della criticità e del rischio della propria vita nello svolgimento in maniera così esemplare del proprio lavoro, e la parte terminale che appunto tratta dell'agguato, del martirio e della sua beatificazione, con dei pannelli che riportano anche la foto della reliquia, cioè della camicia insanguinata del magistrato, e alcune lettere scritte dai carnefici che si sono poi pentiti ma anche convertiti. Quello che state vedendo adesso è lo scranno dove avrebbe dovuto sedere il giudice Livatino come giudice a latere, e come vedete ci sono 3 libri, uno il codice penale, uno il codice di procedura penale e l'altro il Vangelo, perché sulla scrivania del giudice Livatino c'era sempre il Vangelo. La mostra è stata voluta da 3 associazioni lodigiane. Ad avere l'idea è stato il Centro Culturale di Lodi Santa Francesca Cabrini, che ce l'ha proposta, trattandosi di un magistrato. A Lodi abbiamo la fortuna di avere una consulta delle aggregazioni laicali molto attiva, che ci tiene in contatto e che ci consente anche di conoscerci e di scambiare le varie esperienze. E quindi gli amici del Centro Culturale Santa Francesca Cabrini di Lodi, avendo visto questa mostra al meeting di Rimini del 2022, se ne sono entusiasmati e hanno deciso di portarla a Lodi. Ne hanno parlato con noi, essendo noi giuristi cattolici. Ovviamente è chiaro che non potevamo non partecipare, l'idea ci ha subito entusiasmato, però poi approfondendo la figura del giudice Livatino ci siamo resi conto che quest'uomo non parla solo ai giuristi, non parla soltanto ai cattolici, ma era tale la sua coerenza di vita, la sua concretezza, la sua integrità morale, che parla necessariamente agli uomini e alle donne del nostro tempo. Così abbiamo coinvolto, per diffondere ulteriormente la conoscenza di questo uomo esemplare, l'Unitre, l'Università delle Tre Età di Lodi, che appunto è un'associazione che tutti gli anni ha un programma accademico con un tema di fondo. Quest'anno aveva il tema della positività, e quindi quando gli abbiamo proposto una conferenza sul giudice Livatino, hanno subito apprezzato l'idea, e quindi ci è piaciuto, ecco, unire questa associazione laica a 2 aggregazioni laicali, proprio per mostrare come il giudice Levatino sia
una figura trasversale che ha un valore morale ed etico che va persino oltre la fede. In tutto questo siamo stati coadiuvati e supportati dall'Ordine, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lodi, in particolar modo dal consigliere Andrea Martelli, che, come avete potuto sentire, è veramente un appassionato, oltre che un gran conoscitore, un appassionato del giudice Livatino e coinvolge in questa sua passione. E poi supportati anche dal presidente del Tribunale di Lodi, che quando gli abbiamo chiesto se potevamo allestire la mostra nei locali del Palazzo di Giustizia, non ha esitato, anzi con grande entusiasmo ci ha dato subito la disponibilità e quindi siamo riusciti a realizzare quanto non pensavamo di riuscire a realizzare, perché effettivamente all'inizio ci siamo trovati un po' in difficoltà. Entrambe le aggregazioni laicali non hanno una sede, dovevamo reperire anche dei fondi, però devo dire che un po' alla volta tutte le criticità si sono con naturalezza risolte, e tant'è che ci siamo più volte trovati a dire: ma evidentemente al beato Livatino questa nostra iniziativa piace. E quando ho condiviso l'iniziativa con l'Unione dei Giuristi Cattolici Lombarde, il presidente dell'Unione di Milano mi ha mandato il quaderno di Livatino, che è stato redatto in occasione della mostra che si è tenuta sempre ad opera dei giuristi cattolici, ma dell'Unione di Bologna nel 2022, in cui l'Unione di Bologna ha fatto la nostra stessa esperienza, cioè iniziare con estreme difficoltà, trovare con facilità e naturalezza impensabili, sorprendentemente, delle soluzioni, e anche loro si sono ritrovati a dire: evidentemente il giudice Livatino è beato e sta lavorando con noi. E questa cosa ci è stata confermata lo scorso sabato all'inaugurazione della mostra da parte di uno dei suoi curatori, l'avvocato Tremolada, che ha detto che appunto loro, come Libera Associazione Forense, così insieme al Centro Studi Rosario Livatino, al Centro Culturale Il Sentiero, che hanno allestito e approntato questa mostra, si sono resi conto che di fatto il giudice Livatino cammina e si fa conoscere con le sue gambe, perché dinanzi all'iniziativa di volerlo far conoscere dei singoli e di fronte a tutte le criticità che si presentano nel fare questo, vi sono poi delle soluzioni a volte talmente impensabili che non si riesce ad evitare di pensare che ci sia una sua azione, una sua regia dietro tutto questo. Basti il fatto che questa mostra, che è nata così dall'iniziativa di queste associazioni, nel giro di pochi anni è arrivata ad oltre 110 repliche, insomma, e sta ormai, credo, raggiungendo tutti i tribunali italiani. Spero dunque di avervi i nostri ospiti in questi ultimi 3-4 giorni di mostra nel Palazzo di Giustizia di Lodi. Grazie. Ecco, il giudice Livatino è il primo giudice ad essere dichiarato beato. Sicuramente ha vissuto la sua professione come missione. Una testimonianza che ci fa bene, credo, anche perché viene da un ambito che ci sembra lontano da questi traguardi di vita spirituale. Ci fa bene perché ci fa capire che la santità non ha confini, è un traguardo possibile a tutti. La vita dei grandi attrae, non solo il male è contagioso, per fortuna, anche il bene. Quando ci si incontra con persone così belle che si sono lasciate lavorare dalla grazia, ci sentiamo attirati. Sant'Agostino, di fronte alla vita dei santi, diceva: se questi e queste, perché non anch'io? Ebbene, grazie ancora all'avvocato Maria Grazia Ravera, all'avvocato Andrea Martelli, e
un Grazie saluto a tutti voi che ci a voi. Grazie. avete seguito e un arrivederci a mercoledì prossimo. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera.